Il Mattino di Padova ha parlato di noi qui. Siamo usciti nel giornale, questo significa solo una cosa: siamo diventati famosi. In questo video vi racconteremo come siamo finiti sul giornale. Inoltre, il video che ci ha resi famosi, 2000 visualizzazioni e dico che siamo famosi, ha ricevuto un casino di insulti. Quindi, nella seconda metà di questo video risponderemo anche ai nostri haters. Diventerò demoniaco. Partiamo con la storia. Allora, correva il giorno 1 settembre 2023, il giorno in cui pubblicammo il video di "Dove vai, tumore?". In quel video analizzammo la caduta, la velocità, la distanza e molte altre cose che, se volete, potete vedere nel video che lasciamo da qualche parte. In quei giorni pubblicammo reel anche su Instagram, su TikTok, fece un bel po' di visualizzazioni. Non ci aspettavamo nulla come al solito. Era solo un video divertente fatto per strappare un sorriso a tutti quanti, compresi i soggetti del video analizzato. Dov'è, tumore? Qualche giorno dopo ero nel letto la sera, dopo aver mangiato riso, pollo, broccoli e amianto. Mi ero buttato a letto proprio perché non riuscivo a digerire quel pasto pesantissimo. Ad un certo punto una notifica arrivò sul mio telefono. Presi mano telefono, preso dalla foga, iniziai a guardare tutte le notifiche e era una mia compagna di classe che mi aveva mandato un link su WhatsApp. Preso dal panico, aprii subito quel link. Quella pagina specifica era proprio la pagina del Mattino di Padova. Iniziai a scorrere giù sulla pagina fino a che non arrivai di fronte ad un titolo a chiappa views. Questo articolo parlava proprio di noi, le stelle marine. Preso dal gaso, subito dopo aver letto l'articolo, chiamai subito il mio amico Francesco. Dai Francesco, dai Francesco. It was at this moment that he knew he fucked up. Ho chiamato mia mamma per fare questa ripresa e mi ha risposto. E io ero lì che urlavo, dai Francesco, non capirà mai. Il mattino seguente sono corso subito in edicola a prendere il Mattino. Salve, salve. Posso chiedervi se avete il Mattino di Padova? E ora siamo qui con l'articolo in mano per analizzarlo assieme. Il titolo dell'articolo è "Cartelli segnaletici a Rovolò", per l'iconico "Dove vai, tumore?". Dove vai, tumore? Vorrei partire ringraziando Nicola Cesaro, che è il giornalista che ha scritto questo articolo per noi. Grazie Nicola, sei nei nostri cuori. Però io devo dire una cosa. Nicola, devi guardare meglio i nostri video, cazzo. La velocità è 4,36, non 3,36 come hai scritto tu nel tuo articolo. Comunque ti vogliamo bene, hai fatto il tuo lavoro perfettamente comunque, non è un problema però. Dobbiamo creare un po' di hype. Una cosa che ci è piaciuta molto è proprio il fatto che ci ha descritti come una coppia di youtuber. Quindi noi da 3-4 giorni siamo diventati degli youtuber veri e propri, perché ce l'ha detto il giornalista, esatto, che siamo degli youtuber. Quindi ora chiamatemi youtuber, cazzo. Ringraziando Nicola Cesaro, ora vorrei parlare di una cosa che ci tocca nel cuore. Rispondiamo ai nostri haters. Rispondiamo con un'unica risposta ai primi 3 commenti della giornata, che sono: avete rotto il cazzo, avete rotto o coglioni, ma andate a cagare, fatevi i cazzi vostri. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Vieni qua a dirmelo. Qua. Leggiamo un altro commento. Senta amore Salvador. Dice, sì, fateci pure una lapide. Quest'idea è fantastica. Se raggiungiamo almeno 100 commenti sotto questo video con scritto lapide, porteremo una lapide sul posto e faremo un video. Tutto in mano vostra. Fede Morosin invece ci scrive: bisogna bannare questo ebete. Allora, intanto, bannare lo può usare solo Don Ciappe. Quindi sei bannato. Sei bannato. Poi ci scrivono un messaggio lunghissimo con... No. Ringraziamo Andrea che ha risposto alla ragazza. Sì, ma siamo caduti. Ok. Complimenti. Prossimo commento ci dicono: va a lavorare, dub. Ma è questo il mio lavoro? Sono uno youtubers. Come c'è scritto qui, siamo degli youtubers. Stiamo lavorando. C'è chi scrive: X fortuna che non si è fatta male invece. Ma andate a lavorare, cretini. Anche qui. Stiamo lavorando. Tu no che non stai lavorando. Un certo uomo. Co-fatte. Te lo dico in Veneto. La mia prima sensazione a riguardo è: questo non sa l'italiano. Nel prossimo commento ci dicono: peggior generazione di sempre. Dal momento che in questa generazione siamo tutti su Instagram, su TikTok, a non fare un cazzo, non vedo il motivo per cui tu dovresti essere su Instagram o su TikTok a non fare un cazzo. Significa che fai parte anche tu di questa nuova generazione. Poi, dal momento in cui tu sei più vecchio e dovresti dare l'esempio, non dovresti dare merda sulle altre persone. Perché, come dice Galimberti, l'identità è un dono sociale, quindi se tu ci dici che siamo la peggior generazione di sempre, ci etichetti come peggior generazione di sempre, e siccome le persone che non ascoltano gli altri non esistono, perché chi sta bene da solo o è Dio o è una bestia, tu sei un coglione, va bene?
Evviva! Abbiamo constatato che è un coglione. Ma va a lavre. Cosa vuol dire lavre? Lavare? Lavare? Lava, lava, zitta, lava, zitta, lava. Ti hanno detto di lavare, va bene? Ma non siamo delle donne. L'ultimo commento di oggi, ne abbiamo ricevuti tantissimi altri, ma non riusciamo a rispondere a tutti. Ci scrive: vai a letto che è meglio, sei inguardabile. Anche qui. Ma se siamo in due, perché cazzo devi fare un commento al singolare, porca puttana? Io non capisco a chi ti riferisci, zio povero. Esatto, se no non so se star male io o se star male lui. Ringraziamo tutti gli haters per averci haterato. Il video qui si conclude. Voi iscrivetevi al canale. Dal momento che ora siamo dei youtuber professionisti, ora ci dedicheremo molto di più a YouTube. Potrebbe esserci una svolta totale del canale. Ciao.